mamma, sappi che puoi essere fiera di me. Ma chi si mette a fare l'uovo con la roba così? Se mi lasci me lo mangio tutto, eh. Hai preso il tempo per l'uovo. Mi sento al pressure di Masterchef. Ciao, io sono Giulia, la menta piperita, ed oggi prepariamo insieme una ricetta a me cara, che faceva sempre la mia mamma quando ero piccola, è il pane frattao. La ricetta tradizionale prevede l'utilizzo del pane carasau. Io invece utilizzerò il pane guttiao, che è un po' più spesso e un po' più saporito. Mi piace la consistenza che dà alla ricetta. Assorbe bene il sugo. Non so se riuscite a vedere che è un po' più spesso. Potete utilizzare quello che preferite. La ricetta tradizionale prevede il brodo di pecora. Noi utilizzeremo un brodo di carne. Polpa di pomodoro, cipolla, pecorino, uovo e basilico fresco. Andiamo a riscaldare il brodo in cui bagneremo il pane. Se volete rendere la ricetta in versione vegetariana, utilizzate un brodo vegetale, questo qua è un brodo di carne. Preparamo il sughetto. Per prima cosa tritiamo la cipolla. Olio in padella e giù la nostra cipolla. In alternativa alla cipolla potete usare anche l'aglio o anche entrambi o lo scalogno, come preferite. Facciamo rosolare leggermente. Potete scegliere se utilizzare una polpa di pomodoro oppure i pelati da schiacciare con le mani. Io ho scelto la polpa di pomodoro con dei bei pezzettoni che diano un po' di corposità. Pizzico di sale e facciamo cuocere per circa 20 minuti. No, aspetta che ho spento. Cacchio. Il sugo è quasi pronto, mettiamo sull'acqua per fare l'uovo poché. Non so voi, ma io ho sempre un po' di difficoltà a fare l'uovo poché, però ho scoperto un trucco, adesso lo condivido con voi. Mettiamo la pellicola trasparente sulla ciotolina. Filo d'olio, spennelliamo un po' e ci rompiamo l'uovo dentro, con una delicatezza. Facciamo una caramellina, se riusciamo facciamo un nodino. Siamo pronti, appena l'acqua bolle lo buttiamo dentro. 4 minuti e ci siamo. Però tanto, ma chi si mette a fare l'uovo poché con la roba così? Il sughetto è pronto, lo spegniamo e mettiamo giù il basilico. Lo mettiamo ora alla fine così non diventa amaro. Posto il pecorino puoi usare il formaggio grattugiato che hai in casa, puoi o mettere il basilico o mettere magari l'origano, puoi usare il pane carasau al posto del pane guttiao o viceversa, però ecco, io la terrei così, semplice, perché alla fine è buonissima. Questi fornelli sono perfetti. L'acqua sta bollendo, andiamo a calare l'uovo, aspettiamo circa 4 minuti, comunque controlliamolo sempre. Prendiamo il pane guttiao e lo immergiamo nel brodo caldo. Lo facciamo insaporire e lo tiriamo su. Lo scoliamo bene. Facciamo tutto uno strato di pane. Aspetta che questo non ci entra, si è rotto. Considerate proprio 10 secondi e tiratelo su. Ora che la base è pronta, procediamo aggiungendo il sugo. Aggiungiamo il pecorino, abbondante, e procediamo con la seconda sfoglia di pane. Dai, amico. E dai, Hai preso il tempo per l'uovo. Mi sento al pressure di Masterchef. Generalmente si fanno due strati, tre. Io preferisco due, però abbondo con il sugo e con il pecorino. Da brava sarda io sono super fan del pecorino. L'uovo è pronto, 4 minuti dovrebbe avere un tuorlo bello morbido. Incrociamo le dita. Direi che è venuto quasi perfetto. Andiamo a metterlo al centro. Filo d'olio, pepe nero e foglioline di basilico fresco. La leggenda narra che il pane frattao fu inventato per essere offerto al re Umberto I in visita in Sardegna. Due donne, prese dalla fretta, che non avevano niente in casa, corsero nel pollaio a prendere delle uova, a prendere della conserva e col pane che avevano in casa prepararono questa pietanza, che il re amò così tanto che poi questo piatto prese un nome, pane frattao, che deriva da fretta o frettoloso. E adesso però lo assaggiamo, no? Posso dirlo anche con un entusiasmo, che sembra... Oh mio Dio! Andiamo al taglio, sugo ce n'è a sufficienza, proprio come piace a me, come lo faceva mia mamma. Speriamo sia fiera di me, vediamo se è venuto buono. Buono, buono, buono vero. Mamma, sappi che puoi essere fiera di me. Se mi lasci me lo mangio tutto, eh.